Leggo testualmente qualcosa dal codice di giustizia, perché poi non voglio che venga detto che si dicano delle cose false, bisogna dire la verità. Prima di leggere però quello che vi devo leggere, bisogna un pochino fare un riassunto. Siamo all'interno di un vero e proprio conflitto di, insomma, di poteri, ecco. Da una parte c'è la Juve, dall'altra parte c'è la FIGC. Ora, è chiaro che se tu all'interno di un caso non vuoi concedere l'accesso ad un documento, vuol dire che tu hai qualcosa che non vuoi mostrare agli altri. Facciamo un discorso molto semplice. Innanzitutto, ragazzi, partiamo dall'inizio. Noi siamo stati accusati di varie cose dalla FIGC. Abbiamo dovuto sopportare per tanto tempo i problemi anche sociali che questo ha portato. A un certo punto gli avvocati della Juve hanno richiesto un documento che la FIGC però ha negato e che il TAR ha detto glielo devi consegnare. Quindi il TAR tramite un documento ha detto guarda che quella carta la Juve tu la devi consegnare perché quella carta è diritto ricevere quella carta. Quindi quella carta può essere visionata. Al che ovviamente la FIGC cosa ha fatto? Da totale organismo dozzinale qual è? È andata al CDS e ha detto noi non possiamo consegnare quella carta, impugniamo e andiamo al CDS. Cosa c'è adesso da capire? Vi spiego un po' la situazione a livello legale leggendovi un pezzettino del codice di giustizia. E quindi codice, io non sto dicendo nulla, ripeto, però voglio leggere il codice di giustizia. Primamente di iniziare come al solito ragazzi, volevo come al solito ragazzi, iscrivetevi al canale, ovviamente mettete like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Andate qua sotto, qua sotto e dovete praticamente cliccare semplicemente su iscriviti e poi dovete cliccare sulla campanellina delle notifiche che è veramente molto importante. Vi ricordo che è gratuito, quindi la maggior parte della gente mi dice: ma che se paga qualcosa? No, è gratuito. E in più vi ricordo sempre che se vi va potete anche seguirmi sui social. Allora, leggo testualmente, perché ti ripeto, trasparenza a differenza della FIGC. Le sentenze del TAR sono esecutive. Esecutive. Il ricorso in appello al CDS non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Quindi, a voglia di andare al CDS. Tuttavia, su istanza di parte, il CDS, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre la sospensione dell'esecuzione. Cioè, se il CDS, dice e trova delle motivazioni per cui dice la carta non si può leggere, il CDS può dire no, 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 non possiamo consegnarla. Però la domanda che va fatta, perché questa è una cosa che va fatta, è se io ho il diritto alla difesa come imputato e quindi vado e dico, guarda, devo accedere a questo documento, ripeto, io non sto facendo nulla letteralmente, non sto dicendo letteralmente nulla, sto semplicemente andando al TAR e dicendo, voglio vedere un documento. Se CDS trova un qualcosa che può bloccare il documento, è un conto. Però io sono veramente a questo punto, voglio sedermi, proprio voglio mettermi qui e voglio vedere cosa trova il CDS per impedire l'accesso a quel documento. Perché dopo il CDS c'è l'Europa. E noi, pur di chiarire un po' di cose, andiamo in Europa e vediamo un pochino cosa dice la Corte Europea. Perché è la prima volta che vedo che un colpevole vuole cercare di scagionarsi, prendere un documento che può aiutare nel processo e voi glielo negate. Allora, adesso il CDS deve darmi una motivazione vera mediante la quale io non possa leggere quella carta. Cioè, co come fa il CDS? Come fa a dirmi tu non la puoi leggere? Perché io non la posso leggere, la FIGC la può leggere? Se le parti sono uguali per la legge, come fa una parte
poterla leggere e io non la posso, cioè perché non, la, non, perché non me la fai leggere? C'è qualcosa che può, no? Far scoppiare uno scandalo. Allora, se tu non fai una sentenza all'interno della quale dai l'accesso a questa carta, è ancora peggio. Perché nel momento in cui tu ti troverai a discutere di questo documento, la gente si renderà conto che avete bloccato il documento in maniera volontaria e che non c'è realmente una motivazione per cui non si può leggere. Ragazzi, no, in maniera molto semplice, cosa dice questo pezzettino che io vi ho letto? Che le sentenze del TAR vanno eseguite, vanno comunque rispettate. La sentenza del TAR è che io devo avere accesso a quel documento, a meno che il CDS non decida di bloccarlo, ma ci deve stare un danno grave e irreparabile per bloccarlo. Qual è il danno grave e irreparabile? Non c'è. Danno grave e irreparabile vuol dire che il documento può ledere una parte del processo. In questo caso non si lede una parte del processo, perché tanto vi fate male da soli. In questo caso si cerca di difendere una parte. Se il mio obiettivo è difendere la Juve, il fatto che la difesa della Juve possa al tempo stesso andare ad attaccare, possa andare a danneggiare la FIGC, non è un problema della Juve, è un problema vostro, perché quel documento lì non è un documento che io non posso, è un documento che io ho diritto a vedere, e se tu non me lo fai vedere, io ti porto di fronte ai tribunali di caratura più alta, molto semplicemente. Poi, se vogliamo fare finta di nulla e vogliamo essere così ignoranti nel fare finta che quella carta sia ininfluente, va, ti dico, no, non c'è niente da dire, abbiamo fatto tranquilli, serene, tutto a posto, non c'è niente da dire. Quella carta tu la devi tirare fuori, perché se tu non tiri fuori quella carta, tu finisci male. Te lo dico sinceramente, perché già la FIGC è finita male, ma finirà ancora peggio, perché la gente comincerà, cioè la gente... Le persone hanno già compreso cosa succede, cioè non è che c'è bisogno di una laurea per comprendere che cosa sta succedendo. Cioè, se un organismo come la FIGC se la fa addosso per una carta, vuol dire che su quella carta c'è qualcosa di strano. Cioè, è palese, no? Che c'è qualcosa che tu devi nascondere, c'è qualcosa che tu non puoi far vedere. Perché se la fai vedere, probabilmente questo potrebbe rappresentare un vero e proprio problema nel sistema. Ma noi del sistema non ce ne può fregare de meno, nel senso, noi abbiamo bisogno di quel documento perché noi dobbiamo comunque dimostrare che non c'è danno, non c'è irregolarità, non c'è nessun tipo di problema a livello legale. Però, se tu arrivi al rivolto, tu arrivi al CDS, allora vuol dire che tu hai, da questo punto di vista, una colpa. Cioè, la strategia della FIGC è proprio la dimostrazione palese che esiste un qualcosa della FIGC che non è corretto. Cioè, prima c'erano i dubbi, adesso sono le certezze, adesso è certo che la FIGC sia così, perché ci sono atti di inchiesta che vanno consegnati, non sono facoltà, diceva, vabbè, tanto non è tanto capire, è una carta che è stata richiesta, o la dai, non c'è altro, ok? A meno che, ti ripeto, non esista fuori che c'è qualche danno grave, non c'è nessun tipo di danno grave. Se ve lo volete inventare è un altro discorso, ma ripeto, si farà un bel ricorso di fronte agli appositi organi competenti, in modo tale che si decide chi ha ragione, perché è l'unica cosa che noi stiamo facendo è voler leggere. Noi vogliamo solo leggere la carta. Se tu questa lettura la ritieni ininfluente, la ritieni... mi devi spiegare, no? Se fosse così inutile questa lettura, non ci sarebbe motivo di andare lì. Cioè, se questa carta non contiene nulla, perché tu la devi bloccare? Cioè, per quale motivo tu blocchi la carta? Perché c'è qualcosa che non va. Oppure mi vuoi far credere che blocchi la carta perché sei talmente onesto che devi bloccare la carta? Cioè, è chiaro, è chiaro, è chiaro. No? Che tutto questo sia palesemente un disagio per voi, no? Non un disagio, no, 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 ma proprio che sia proprio l'ammissione di una colpevolezza chiara. Allora, prima mi dai la carta, poi si può parlare, si può riparlare, possiamo discutere, possiamo
Tanto alla fine del discorso tu perderai, questo è sicuro, che tu perderai e noi vinceremo. Tutto qua. Puoi allungare le sentenze, prendere tempo, trovare gli accordi. Tu mi devi spiegare perché quella carta non me la vuoi far vedere. Tutto qua. Essere un organo di, come la FIGC, non vuol dire mica dire tutto quello che volete, fare tutto quello che volete, reagire nel modo in cui volete. Cioè, non è così che funziona. Non è così che funziona. Voi dovete spiegare il motivo per cui c'è la possibilità di prendere quella carta e voi non la volete dare. Cioè, dal momento in cui mi spiegate con motivazioni legali per quale motivo non si può prendere quella carta, allora da questo punto di vista si può discutere. Cioè, io credo che qui Gravina, veramente Gravina, gli altri miei, proprio la FIGC in generale, abbiano commesso uno di quegli errori, ma enormi. Cioè, io non ricordo un errore così grosso da parte di un organo di giustizia. Cioè, vuol dire proprio fare figuracce, questo qua. Vuol dire fare figuracce. Cioè, tu in che modo puoi dire no, non ti voglio far vedere quel documento? Cioè, devi dare una motivazione. Non è che cosa facciamo? Cioè, io ti dico di chiedere, ti dico di prendere un documento, tu mi dici no, io non te lo faccio vedere quel documento. Cosa stiamo facendo? Perdonatemi, ma qui siamo tutti pazzi? Siete usciti fuori di melone? Cioè, siete fuori? Quindi tu adesso devi dimostrare intanto qual è il motivo per cui tu non vuoi far vedere quella. E poi possiamo discutere di altre cose, possiamo discutere del fatto che te ne dovete andare tutti, perché ve ne dovete andare, e vogliamo farci due. No, 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 vogliamo farci proprio due risate. Fatemi sapere un po' nei commenti. Cosa ne pensate? Perché devo sapere un pochino. Voglio conoscere la vostra opinione a proposito di questa situazione. Fatemi sapere un po' nei commenti, perché veramente ho tante cose da dirvi su questa situazione qua. Quindi datemi un parere, datemi un vostro.